Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, un video velocissimo che vi spiega una anomalia, se così vogliamo chiamarla, che ho trovato sul sito Fastweb. Ogni tanto controllo sempre nuove offerte, nuove tecnologie, eccetera, eccetera. Tra l'altro mi piacerebbe anche fare una rubrica su questo, eventualmente scrivete sotto cosa ne pensate. Ieri sera sul sito Fastweb.it ho trovato questa anomalia, chiamiamola così, che vorrei condividere con voi. Allora, una volta fatta la verifica della copertura, io fortunatamente ho la possibilità di avere un FTTH, ma questo modem router che vedete, il nuovo modem router di Fastweb denominato Fastgate, è praticamente un modem con tecnologia C. Quando leggete la scheda subito dopo aver verificato la copertura, ovvero complimenti, la tua abitazione è stata raggiunta da fibra Fastweb, eccetera, qui sotto vedete che c'è scritto Super Wi-Fi, sempre alla massima velocità disponibile, fino a 1 giga anche in Wi-Fi. Ma è 1 giga di velocità interna alla rete locale, non di accesso ad internet, perché di accesso ad internet avrete 100 mega. Anche qua una cosa Fastweb, non è possibile che mi dai una fibra ottica in FTTH, quindi praticamente la fibra mi arriva in casa a 100 mega, e in tecnologia VDSL2 o con profilazione 35B mi dai una velocità da 200 mega. Vuol dire che chi abita nelle grandi città ha 100 mega, chi abita nei paesini ha 200 mega. Che tra l'altro io ho provato a fare diverse verifiche e coperture, la 200 mega ancora non sono riuscito a capire dove venga sostanzialmente installate quant'altro, ma questo sarà un altro video. Quindi un attimino pensate se voi eravate su questo sito, volevate attivare una linea in fibra e poi sostanzialmente vi trovavate una linea da 90-100 mega e non da 1 giga, oppure se è solo una mia fisima e se tutti siamo degli ingegneri riusciamo a capire tranquillamente che questa si intende velocità locale. Vabbè, niente, dai, per questo breve video è tutto, io vi ringrazio e niente, ciao, al prossimo video.